carissime e sempre amate figliole, è una sofferenza vedervi lì fuori al freddo e al vento. Il vostro amore mi commuove ed io vi amo tutte. Pregate, pregate sempre e non vi disperdete. Io sarò sempre il vostro pastore. Carissimo e venerato padre, mi chiedete perché giro sempre attorno al convento. Lo faccio per sentirvi più vicino. Se mio padre fosse in prigione, io girerei tutto il giorno attorno al suo carcere. Ho guardato a lungo la finestrella che conduce alle celle, nella speranza di potervi rivedere. Mi chiedo se è peccato avere bisogno di voi. Mentre voi state nel coro a pregare, io sono in soffitta, da dove posso vedere il convento. Vi tengo compagnia, pregando per voi. Mia sempre più diletta figliola, la tua fedeltà mi è di grande conforto. Anch'io come te mi sono più volte domandato se scriverti. È peccato. Ho chiesto al Signore di darmi una risposta. Ormai gli impediscono tutto. Sta come un recluso. In chiesa da mesi non ci va più nessuno. Tutti i gruppi di preghiera si stanno sciogliendo. Hanno distrutto tutto. Dimmi la verità. Ti sei innamorata di lui? Sì. Ma non come pensi tu. Credi che uno come me non si possa capire? Io lo amo. Più che me stesso, la mia vita non aveva senso prima di conoscerlo. E anche la mia. Mamma, se non lo posso più vedere, come faccio? Non ti preoccupare. Ho ritirato fuori le vecchie carte. In un modo o nell'altro farò sì che ce la devono restituire. Ora devo andare. Cura di te. Sapete cos'è questo? Leggete il titolo. Anticristo della Chiesa di Cristo. E sapete chi l'ha scritto? Il vostro amico Brunatto. È un ricattatore. E voi dovete fermarlo. Trovate voi il mondo, ma dovete fermarlo. Anche il Santo Padre è preoccupato. Proprio ora che stiamo per firmare il concordato con lo Stato italiano, uno scandalo è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Scrivetevi. Fate quello che volete, ma fermatelo, e questo è un ordine.
Cosa volete? Buongiorno, padre. Devo vedere padre Pio. Per voi c'è il divieto assoluto. Ma io devo parlarci. Ma non vedete che l'avete rovinato? A Roma credono che sia lui l'ispiratore di tutto. Non è vero. Lui non ha nessuna colpa. Aspetti. Io devo parlarci! Padre! Padre, mi sentite? Io lo so che mi sentite. Io lo so che siete arrabbiato con me. Ma non ho avuto scelta! Solo così quelli di Roma si decideranno a liberarvi! Io non posso obbedirvi! Non posso! Sediamoci, ti devo parlare. Sì. Venite. Gaetano, mi dispiace se continuiamo dopo. Eh? Sedetevi, padre Raffaele. Ti ricordi quando venivo a Petrelcina a portarti due notizie? Una buona e una cattiva? Come, non mi ricordo. Cominciamo da quella cattiva. Non ti preoccupare, ci sono abituato. No, Piuccio. Questa volta è una sola, è una bellissima notizia. Sei libero. La tua prigionia è finita. Basta che non ricominciamo tutto come prima, eh? Intesi? Quello non dipende da me. Combattenti di terra, di mare e d'aria, a mantenere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate la dichiarazione di guerra che è già stata consegnata agli ambasciatori Gran Bretagna e di Francia.